Vediamo se la registra. Ok. Allora, chiudo la porta perché sbatte. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ci siamo, eh? Buongiorno. Bonjour, tristesse. Buongiorno. Come state? Beh, annoiati. Ma come? Non vi riposate a casa? Sì, però... No, anche io sono annoiata. Poi quando mi va il telefono riesco a fare le cose, diventa nervoso. È vero, anche perché poi le cose, diciamo, così, multimediali, elettroniche in questo momento sono, diciamo, le nostre amiche. Sì, brava. Ma senti, poi almeno... ieri mattina Alfredo, Alfredo, che mi sembrava... Ieri mattina quando ci siamo sentiti che ti si era rotto il telecomando, mi sembrava parecchio incavolato. Ma l'ho cambiato. Meno male. Sì, sì. In questo momento, diciamo, se non abbiamo degli oggetti funzionanti che funzionano bene, insomma, la quarantena in casa senza un telefono, diciamo, giusto, un telecomando giusto, si fa un po' arrabbiare. Ancora di più. Sì. Vero. Vabbè. Ragazzi, allora stamani facciamo gli gnocchi. Allora, sì. Dovete mettere... Allora, ci siete tutti col... Per esempio, Simone, ci sei col taccuino? No. Simone pita sempre il taccuino per prendere a punto. Testino. Era sul divanino. Era rilassato sul divano. E sul divano. Preto. Vai. Questa volta che partecipa, così lì si fa vedere un po'. Sara, se hai voglia di prendere appunti, puoi prendere appunti. Sì, sì, ce l'ho. Prendere appunti, e sei brava con la memoria, va bene, uguale. No, no, scrivo. Anzi, meglio. Poi magari sei più brava di noi, quindi... No, no. Paolo, te ci sei? Sì. Ma c'è il computer, Simo? Io? No, no, sono col telefono. Boia, si vede bene. No, se riesci, fallo andare anche male. Invece te hai preso il computer? Computer Acer. No, perché diciamo che se non avete voglia di parte, vabbè, non è che ci avete da fare ora, però... se non avete voglia di tenerlo in mano, non potete appoggiare da qualche parte, adesso ci mettete una bottiglia, dei libri, capisci così. Comunque ragazzi, allora mettete l'acqua a bollire, lavate le patate, bene. Ma se l'hai già scritto l'altra volta. Bravo Simone, ma te l'hai già fatta, infatti le potresti dire te queste cose, proviamo. Mettere una pentola poi a bollire 30-40 minuti con calma, vai. E poi come, cosa si fa la prova delle patate? Come si mettono le patate, con la buccia o senza? Con la buccia. Bravo. Poi non lo ricordavo. Grande. Poi si controlla con una forchetta se sono sfatte, se sono cotte. Se la forchetta entra bene, no, nella patata, se non è troppo dura. Se sono troppo sfatte bisogna toglierle subito, quindi ogni tanto le controllate, ok? Sì. Sì. Ma come devono essere comunque, belle cotte? Cotte, sì, la forchetta deve entrare senza che sia, cioè che ce la devi sforzare, però nemmeno sfatte, quindi via via le devi controllare, ok? Va bene. Poi Simone, vai. Ci vuole il sale? No, nelle patate no, perché il sale si mette dopo nell'impasto, cosa che io l'altra volta mi sono dimenticata. Però vai Simo, bellina questa foto, se la spiega senza leggere, Simo! No, ora non mi ricordo più. Vai, poi? Allora, poi, versare le patate in un recipiente. Aspetta, quando sono cotte, sì, le scoli, le scolate. Con lo scolapasta, sì. Va bene. Allora, io ragazzi l'ho fatta questa cosa già, per anticipargli, perché sennò bisognava stare mezz'ora praticamente, no? Aspettare che le patate fossero cotte, poi le scolate e le sbucciate, giusto? Sennò la buccia va tolta, va bene?
Sì, dopo vanno a bruciare. Certo. Quante devono essere le patate nella ricetta per un bel po' di gnocchi? Circa un chilo. Brava. Sì, è vero, un chilo. Un chilo. Va bene, le sbucciate. Poi cosa fa? Chilo di patate, è vero. Ok, poi vi faccio aiutare così, vedete? Poi mettete le patate, così, in questo ricipiente, avete le patate? Vai Simo, se mi vuoi aiutare, va volentieri, eh? Prendete la forchetta, va bene? E sì. Le sfate così. Tipo pure. Bravo. Se a casa, forse, e dico forse, l'unico che ce l'ha questa cosa è Simone, perché la sua mamma fa un sacco di manicaretti buoni a casa. Se ce l'avete a casa, esiste anche un oggetto che si chiama schiacciapatate. E che no. È... No, nemmeno io ce l'ho a casa in realtà. L'ho trovato in quel caso ieri, allora... Non l'ho mai visto. È una figata, perché guarda, fa vedere cosa fa. Anche per fare il purè, è una cosa grandissima, ti dà anche un po' di soddisfazione. Lo vedete? Certo, ma presto. Ci sfoghi anche un po', se sei arrabbiato, capito? Sei arrabbiato rompi anche i baratti, il contenitore. No, vabbè, ora se sei arrabbiato, diciamo che se vuoi ti vuoi sfogare un pochino, dai, ora non esageriamo. Ok? Quindi si schiacciano. Ora prendere un uovo e metterlo nel piatto e sbatterlo aspetta, un po'. Aspetta, ora aspetta, dammi il tempo. Ora vabbè, che l'ha già fatti però. Allora, le patate devono essere completamente sfatte, non ci devono essere pezzettini duri. Se ci sono dei pezzettini duri non va bene. O li togliete, perché vuol dire che non l'avete cotte bene, diciamo. Li togliete poi, ok? Perché sennò rimangono nello gnocco. Ragazzi, un cenno. Sì, ci siamo. Sì. Grazie. Ci stiamo vedendo. Ok. Quello sempre proprio le fa diventare purè. Bello, no? Ma ci può mettere il latte e lo fa diventare purè. Sì, ma no. Diciamo che questo oggetto serve per distruggere le patate e farle in poltiglia. Poi il purè si fa con il latte, no? Si sta facendo gli gnocchi, ok? Ah, vabbè. Vai, dovrei aver finito. Sì, è già tutto qui. Sto spiegando. Paolo, ti torna Paolo? Sì, un attimo. Torna? Sì. Vai Simo. Di la procedura dopo. Prendere un uovo, metterlo nel piatto e sbatterlo un po'. Ok. Allora, ora prendete un uovo. Io lo metto qui dentro. Va bene, che è già sporca. Prendo un uovo. Si apre. No, col guscio ce lo metti. La più buona, e io ho detto si apre. No, è giusto, si apre. Poi lo sbattete. Un pochino, e lo lasciate da una parte. Poi, ora prendo la farina. Bravo. Metterla in un recipiente. Eccola qui, ne pesate 300 grammi, ok? Sì. Se non ci sta la stadera, come si fa a sapere 300 grammi? Allora, 300 grammi
praticamente, ora te lo dico, quanti bicchieri sono, ok? O quanti preferisci, bicchieri o cucchiai? Cucchiai grandi. Bicchieri, bicchieri. Ok, bicchieri. Bicchieri normali. Aspetta. Allora. Stefano! Non c'è più. Oh, mi sono svegliato ora, sto buono. Un bicchiere di quelli di plastica, quindi un bicchiere, sono 130 grammi. Va bene? 250 bicchieri pieni di quelli bianchi, cioè 250 grammi di farina sono due bicchieri di quelli plastica bianchi. Ok? Quindi 300 grammi sono quanti? Secondo che un bicchiere è 130 diviso 2, 130 diviso 2? No. 130 diviso 2, 115! Sì. No. 115! No, 130 diviso 2? Vabbè, 130, scusa, scusa, ho ballato. Viene tipo circa 65 grammi, no? 6, sì. 12, 65 grammi. Sì, sì, ma un attimo. Non importa. Quindi fate due bicchieri. Sì, ma non sto spiegando. Grossi e mezzo. Due bicchieri e mezzo, più o meno. Ma 250 grammi o 300? Sono 300 grammi, quindi due bicchieri pieni di plastica sono 250. Poi ci devo mettere, okay, perfetto, meno di metà di bicchiere. Come ve lo va bene. Sono due bicchieri e quasi e mezzo di quelli di plastica normale. Se avete un bicchiere un pochino più grosso, mettete due, cioè dipende da che bicchiere fa. Ora, se volete, vi peso questo. È un bicchiere di quelli simili Nutella. C'era la Nutella? Sì. Ve lo pesi? Sì. Poi, non fate. Sì, sono due quasi e mezzo. Due, infatti. Due pieni. Allora, comunque, dentro le patate poi... Ora vi faccio vedere. Comunque sono 300 grammi di farina? Sì. Ora. Prendere la farina e metterla in un recipiente. Poi sì. Rovesciare le patate lesse e mescolarle nella farina. Sì, ora io faccio tutto qui sopra, va bene? Prendo questa carta forno, faccio qui così. Poi prendo 300 grammi di farina, li piazzo qui così, va bene? Quelle 300 grammi di farina? Sì, 300 ho detto, no? Poi faccio un po' così. Vai Simo, metto le patate, giusto? Sì. Poi? L'uovo e metterlo dentro. Dopo, prima impasto un po' con le patate, vero? Sì, vabbè. Io... impiastricciare le mani. Mettete un po' di sale. Che l'altra volta ce lo siamo scordati. Dove? Ok. E impiastricciate un po'. Nell'impasto si mette il sale. Sì. Mescolare tutto e mettere il sale, infatti, sì. Praticamente vi deve venire tipo una sabbietta, capito? Prima di mettere l'uovo. Mescolate prima bene tutto qui. Viene tipo sabbia. Se fate così, vi si spiccica anche bene dalle mani, non si appiccica, capito? Va bene. Ma l'uovo ce l'hai già messo o no? No! No! Okay. Prima, okay. Prima fai bene un po' di sabbia, cioè lo vedrete che viene tipo sabbia proprio.
300. Allora, dopo aver messo tutto bene qui la farina, mettete l'uovo. Ma l'uovo non va condito. No. Volete, potete mettere un po' di parmigiano, se ce l'avete in casa. Io in alcuni impasti che ho trovato ora va mescolato così, vi affricci un po'. Cercando di chiuderlo. Sì, si piastricce ovviamente, però deve essere, l'uovo deve essere ben amalgamato con tutta la pasta, ok? Sì. Ci vuole un po'. Ho capito. Si appiccica un po' sulle mani, ma poi vedete che diventa una bella pasta. Poi c'ho la bilancia che anch'io pesa male, quindi... Però l'altra volta sono venuti... Ecco, vedi? Viene un po'... Allora, praticamente gli gnocchi non li devi impastare tanto, perché diventano duri se si impastano tanto. Ok. Cercare di impastarli il meno possibile, cioè il meno possibile, ovviamente mancano gli ingredienti per bene. Sentito la mia mamma, non cucino tutti i giorni. Magari se cucinassi tutti i giorni. No. Cucina volentieri con te, dai. Cucina volentieri con te, quindi. Salta la voce, non t'ho sentito. Ho detto che cucina volentieri anche lei. Sì, Invece Sara, a casa tua sono contenti che fa gli gnocchi oggi? Sì, infatti mi hanno chiesto per 3 persone. Così il primo lo faccio io. Contate che questi qui sono tanti, sono abbastanza. Io... Ma noi si mangia come bui. È vero, me l'ero scordato che ti sei una... ti piace la pasta, vero? Sì. Allora, abbiamo fatto praticamente, finito, vedi? Ci viene una palla, ok? Sì. Allora, io vi devo dire la verità, siccome l'impasto rispetto all'altra volta è venuto un pochino più appiccicoso, ci aggiungerei un minimo di farina, aspettate un attimo. Ora poi c'è da fare serpentini. Bellini. Ni. Io ho già fame. Ma sono le 10:30. Ma è la girata. De mezza latte sto sveglia. Buona banana. No. La mela? No, cosa si fa con la frutta? Mangia, cosa si fa? Fai anche voi. Fai colazione metà mattinata. No, è ruzzo. Ma poi mi viene l'acquolina in bocca a vedere gli gnocchi così. Vai, e te? Sono sazio ora. Sì. Ti sei svegliato un quarto d'ora fa. In effetti sicuramente si vede un po' dal viso, non, cioè, non puoi dire che no, non ti sei svegliato da poco.
Ma io quando mi sveglio c'ho sempre questa faccia. Ma che ora avete letto voi? Ma mezzanotte e mezzo. Abbastanza presto, ma presto, una via di mezzo, dai. No, ieri prima, mezzo. Non sono io, mi sveglio alle 6. Ma che ne vai lei, Stefano? Esatto, ma dormo male io, sempre dormito male. Fede, ci è aggiunto la farina? Allora, siccome l'impasto rispetto all'altra volta abbiamo un pochino più tempo, ho aggiunto un pochino di farina, poi vedete voi, va bene? Va bene. Raccontate che cioè, la cottura delle patate è quella cosa che determina l'ultimo. Capito? Perché se cuocete troppo le patate... Aspetta, che mi devo voglio vedere un attimo le mani perché ho il computer. Ecco, mamma mia. Vedete? Vabbè. Sì. Mi devo un attimo pulire le mani perché mi si appiccica ovunque e poi non posso gestire neanche il PC. Niente. Quindi ci siamo. Ci siamo. Vai, con le mani belle impastate, prendete un tagliere. Ora vi faccio rivedere. Vado giù un'altra volta. Prendete un pezzettino, vedete? Sì. No. Un pezzettino così. Per fare serpentini. Prendete un po' di farina e fate dei serpentini. Bene. Vedete? Sì, però sì. Sì. Però ti gira anche il coso. Si muove. Ah, si muove perché... Lo tagliate in due e continuate, fate dei serpentini così. Ma li potete fare anche con le mani, che se vi vengono un po' artigianali. Cioè, non è che devono essere, siamo al pastificio. Va bene. Sì. Poi dipende, da come vi piacciono a voi gli gnocchi, piccolini, grandi, cioè sai. Perché... Piccolini sono buoni. Non troppo grandi. Allora, fate questo serpentino, bene? Sì. Fate il coltello e li dividete a pezzi. Lo gnocco. Come lo gnocco, bravo. Poi le dovete, ragazzi, poi si non vi perché si riappiccicano l'un con l'altro, Sì. Ok. Allora, in realtà così potrebbero andare bene. Poi, se proprio volete fare una super cosa per far sì che venga bellino, prendete la forchetta. Prendere una forchetta e fare delle piccole righine. Sì, girate così. Per farli più bellini. Sì. Fa vedere? Aspetta. Vedi questo? Vedi? Sì. Sì. Poi una forchetta. No, non si vede male. Aspetta. Prendi un tocco. Ti fare così e lo fai così. Ok. Vedi che vengono le righe? Sì. Sì. Poi li disponete su una teglia con la carta forno o su un piatto grosso, uno distante dall'altro. Ritorna Paolo, Alfredo? Sì. Così? Sì. Sì. Va bene? Sì. Un lavoro da cinesi. Bravo, un lavoro che va a durare tutta la mattina. Capito? Ora cinesi.
Non lo so perché in realtà. No, si dice un lavoro certosino, no? Sì. Sì. Vabbè, li mettete così, così vi sapete okay. La mattina se vanno in macchina. Ok. Fate gli occhi. Senti, scendi un attimo, devo preparare la porta dell'ufficio. E continuate, poi prendete un altro filino, ritagliate, in realtà li potete lasciare così, oppure li fate piccolini e fate delle palline, se vi piace la pallina. Più bellini. Poi li prendete e li mettete da una parte, come vi piacciono a voi. Le palline. Le palline. Lo sapevo. Però gli gnocchi sono questi, comunque, così. Ah, sì? Gli gnocchi veri sono questi. Quelli con la forchetta? Poi ci sono le zighe, come le chiamano? Le chiocche, c'hanno tanti le nomi. Chicche. Bravo, quelle piccole. Le chicche, sì, le chicche. Va bene, continuate. Contate che ci avete questo popò da fare di pasta. Sì. Nel senso, monte... Poi vi spiego questa cosa. Per congelarli, allora non si può congelare la pasta così come se fosse diciamo, pasta sfoglia o pasta frolla nel congelatore così come una palla, no? Cioè voi li dovete fare per forza tutti questi gnocchi. Va bene. Fate e li mettete anche in una teglia, va bene, così. Mettete la farina e poi ci mettete un po' di farina sopra e li mettete nel congelatore. Dopo 10 minuti, forse dopo anche una mezz'oretta che sono nel congelatore. Aspetta, allora si mettono una teglia con la carta forno sotto. Anche con la carta forno, ma oppure solo con la farina sotto o sopra? Sotto e sopra, anche ce la spolveri un pochino, sotto e poi sopra. Poi li metti in un motore. Sì. Per una mezz'oretta. Quando sono duri, che non si appiccicano più, prendi una bustina di quelle per il gelo, quelle per congelare. Ci siete? Sì. Sì. Non si appiccicano più e li puoi congelare. Ma quell'impasto quanti ci vengono? Allora, secondo me ce ne vengono anche per 8 persone, però boia. Mettiamo per 6-7. Simone l'altra volta l'ha mangiati e l'impasto gli è rimasto, vero? Sì, mi hanno ammazzato. Per 2 pasti? Loro sono in 4 per 2 volte, eh? Sì, 2 pasti. Ok. Siamo 3. Sono 3. Allora sono come te. E quanto mangiate? Quanta pasta mangiate di solito? Quanti gnocchi? Cioè, hai fatto delle belle porzioni? Sì, si fa delle belle porzioni. Sì. Va bene. Poi, quindi si congelano. Sì, no, nel senso, prima io li farei. Poi tanto, se ne vuoi ancora, togli dal congelatore dove l'hai appena messi e li ributti direttamente nell'acqua. Sì. Se dici, ma ne voglio ancora, mi ci vanno. Oppure, sì. Domani, hai voglia di mangiare ancora gnocchi, li tiri dalla bustina fuori dal congelatore e li butti nell'acqua appena bolle. Va bene. Contate che gli gnocchi, quando l'acqua bolle, voi li buttate e iniziano a venire su. Quando iniziano a venire sì. su, nel pesto, nel succo d'oro, sono buoni anche col formaggio parmigiano d'olio. Va bene? Sì. Quindi dopo che l'abbiamo fatti così a palline con la forchetta, si possono buttare direttamente? Sì, li prendete e le buttate nell'acqua bollente. Va bene, e se invece tipo le devo buttare dopo una mezz'ora, le posso lasciare lì così? Sì, le puoi lasciare. Ok. Le puoi mettere nel congelatore nel frattempo, così se decidi di non mangiarli diventano anche più bellini. Più... No, vabbè, ma tanto semmai dopo poco. Sì.
Io li metto tutti a prescindere nel congelatore perché mi ha insegnato insomma, un signore che lavorava da Giovanni Rana. Vai. Faceva il malato a mio babbo. Lui aveva lavorato 12 anni da Giovanni Rana e faceva anche la pasta fresca a casa. Che non mi ha insegnato, però vedevo quello che faceva e quando aveva fatto la pasta fresca, anche se si mangiasse dopo una mezz'ora, dopo un quarto d'ora, aveva in un cottino, non tutta appiccicata, tutta bella così, ovviamente, messa. Sì, ci sono. Vedi? Sì. Dall'altra, un po' sfarinata e tutto, le metteva sempre nel congelatore. Bene. Tiene bene. Ok. Va bene? Sì. Senti, Fede, il tempo di cottura? Te l'ho detto, quando bolle l'acqua, scusa, li butti. Appena iniziano a venire su, prendi una schiumarola e li metti la quarta volta che vengono su. Ok? Qualcuno vedrà dopo, non li girate, non girate mai perché si distruggono, si sfanno. Cioè, li lasciate, sì. Buttate. No. Aspettare che vengano a galla. Bravo. Va bene. No. Dai, Simone, quando si arriva in associazione cucinerai per tutti, sei pronto? Ma anch'io. Tutti. Avvelenare tutti. No, speriamo di no, perché mangio anche io qua. Va bene. Va bene, allora, pronti? Attenti, via! No, scherzo. Alla gara. E mi sono alzata. Bellissima cosa. Comunque no, allora, ovviamente Sara, siete pronti, allora ovviamente sei scema, ha bisogno fotografarsi o farsi fotografare, ovviamente con le mani così sarà un po' difficile fotografarsi, però con le mani in pasta, nel senso che io voglio le prove che voi state facendo, ok? Di tutti. No, sì. Si scende, si va a prendere gli gnocchi congelati, si buttano. Infatti, non vorrei quello, quindi per evitare, meno male che non si può nemmeno tanto uscire. Allora, praticamente vorrei vedere, che non so, che pelate le patate già cotte, oppure tutti i procedimenti fatti da voi, ok? Va bene. Sì. Me li potete mandare sul gruppo di Messenger, tanto lì avete il telefono, no? Con voi potete... Ma non bisogna richiamarci poi dopo. Allora, dopo una chiamatina ve la faccio per sapere se erano buoni, se erano mangiati. Va bene. A che ore ci chiami? A che ore mangiate? Boh, verso l'una. Dopo verso le 1:30, anche qualcuno può fare la chiamata dopo, va bene? Va bene, ok. Vai, allora ragazzi, via! Ciao! Fate pensare tutti i passaggi, Mandate le foto, ogni altro video, va bene. Va bene. Vai. Ciao Fede. Vai. Ciao bimbi. Ciao a tutti. Ciao, Paolo. Oh, Fede, sì. Che gli dice a Pini se non fa